45esimo, mancano 10 secondi alla fine di questo primo tempo, più recupero. Il Parma però è da segnalare che il Parma è andato in rete su azione d'angolo, il tocco di testa in area di Floccari, poi la deviazione da sottomisura di Zaccardo, la palla in gol, Nasca però ha annullato probabilmente per un gioco pericoloso dello stesso Zaccardo, ma sono state lunghe le proteste del Parma, un'azione da decifrare. Sarà un minuto di recupero, siamo al 46esimo, il risultato è ancora Chievo 0, Parma 0, linea Novara.